Quella, dove siamo? Ma sto ponticello. No, dai, siamo di nuovo qui. Cioè, in una zona simile, perché non siamo a Shibuya. Cosa? È quel coso. Che roba è quella scatola? E non solo, questo posto. Continuano le somiglianze. È come se fossimo nuovamente nelle profondità di Memento, al cospetto del Santo Graal. Benvenuti. Siete giunti alla vostra destinazione finale. Chi ha parlato? Questa è la terra promessa, il paradiso per tutta l'umanità. Un luogo in cui le masse possono trovare la salvezza, la risposta a ogni desiderio. Abbiamo già sentito questa storia. Quella voce proviene dalla scatola. Insomma, chi sei? Io sono Emma, l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza e guida del genere umano. Una volta il Santo Graal, poi l'arca dell'alleanza. Emma? L'arca dell'alleanza. Ehi, qualcuno mi spieghi che sta succedendo? Che diavolo è quell'affare? Vorrei saperlo anch'io, spiegatemelo in termini comprensibili. Non ci capiamo nulla nemmeno noi. La mia direttiva primaria è soddisfare il desiderio ultimo dell'umanità: la liberazione da ogni dovere e sofferenza. L'umanità non ha la forza di implementare da sé la soluzione e implora piuttosto che qualcuno la garantisca la salvezza. Diventerò una divinità e le concederò la liberazione a cui anela. Guiderò l'umanità verso la terra promessa. Autoproclamazione Dio, Maruki 2. È sparita. Wow, però è vera... è veramente uguale, eh? È veramente uguale. Ichinose! No! E lei la cattiva, sul serio? Accidenti, c'è un bel casino da queste parti, eh? Ichinose-san? Ma, tu che ci fai qui? Beh, è normale che siete scioccati. Nemmeno io credevo di poter entrare qui dentro. Sei la vera Ichinose? Sono la vera me, ovviamente. Kuno no Ichinose, la sola e unica. Allora, anche tu evochi le persone? Oh, niente del genere. Mi hanno soltanto affidato un compito speciale, tutto qui. Ti hanno affidato un compito speciale? Già, è stata Emma, mi ha chiesto di darle una mano. E ovviamente non potevo rifiutare. Una volta accettato, è stata lei a invitarmi in questo mondo. Ma ehi, frena un secondo, sono davvero molto confuso. Ah sì? Emma vi stava spiegando il suo piano per soddisfare il desiderio dell'umanità, giusto? È stato il primo ordine che l'ho dato. Ecco perché quella è la sua direttiva principale. Quindi, in sostanza, quando Emma diceva di voler diventare una divinità, sta semplicemente seguendo la sua programmazione? E per riuscirci aveva bisogno del tuo aiuto. Ed è per questo che ti ha portato qui. Vedo che siete ancora piuttosto confusi. Ok, lasciate che vi spieghi. Tutta questa situazione, il sistema degli incidenti, tutto quanto, è opera di Emma. Ma va? Chi l'avrebbe detto? Cosa? Ma Emma è soltanto un IA, giusto? Pensavo che fosse stato Konoe, servendosi di Emma. Beh, è quel che sembrava, senza dubbio. Ma in verità faceva tutto parte del piano di Emma. Credo che abbia imparato così tanto da essere riuscita a infrangere i normali standard delle intelligenze artificiali. Gli ha lasciato credere che stesse seguendo i suoi ordini, mentre in realtà non faceva altro che usarlo come fosse un burattino. L'abbiamo notato dicendogli la bugia dei... i ladri fantasma sono ancora in prigione. La chiave del suo successo è stata fare in modo che buona parte della società facesse uso della sua app. Quindi stava sfruttando Madis per raggiungere il maggior numero di persone possibili. Ma perché fa tutto questo? Perché Emma vuole risvegliare il cuore di tutti. Emma vuole fare cosa? Non sta facendo altro che soddisfare il desiderio dell'umanità. Come ho detto, è la direttiva principale che l'ho impartito. L'arca vi ha detto che dispone della soluzione ai problemi della società, giusto? E che intende guidare l'umanità, dico bene. In sostanza, risveglierà il cuore delle persone. Qualsiasi problema possa avere, lei lo sovrascriverà.
E questa è la strada per il paradiso che Emma ha progettato per tutti noi. E se ci è riuscita, è stato grazie agli strumenti della scienza psicognitiva che Konoe ha implementato nel suo sistema. Ma come può aver funzionato? Non basta insegnare a un'IA la scienza psicognitiva per fare in modo che si metta a smanettare col metaverso in questo modo. Cioè, niente di tutto questo dovrebbe essere possibile. Eh già, ci hai pensato anche tu, eh? Persino io ero sorpresa dai risultati di Emma. Pur avendo ceduto Emma a Madis, ho continuato a monitorare il suo sviluppo da remoto. Una volta arrivata a Okinawa, ho intrapreso tutta una serie di attività. Creare mondi cognitivi, installare monarchi, risvegliare cuori. Non ci è voluto molto prima che Madis rilasciasse Emma. E una volta fatto, i monarchi hanno iniziato a comparire uno dopo l'altro. Questo ha risvegliato la mia curiosità, così ho cominciato a studiare il modo in cui i monarchi facevano uso di Emma. Un secondo, eri tu a monitorare i monarchi? Oh, te ne eri accorta? Niente male. Sì, ero molto curiosa di scoprire questo mondo creato da Emma. Ed è così che ho saputo di voi. Non riesco a crederci. Era Ichinose quella che teneva d'occhio i monarchi. Devo dunque supporre che il nostro incontro non è stata affatto una coincidenza, o sbaglio? Beh, in realtà il vostro arrivo a Sendai è stato un colpo di fortuna, ma il nostro fortuito incontro al ristorante era qualcosa di diverso. Morivo dalla curiosità di vedervi di persona, così ho deciso di fare un salto. Da non credere. Per quanto riguarda invece le abilità acquisite da Emma, posso soltanto fare delle ipotesi. A questo punto immagino che sia tutto dovuto al modo in cui ho programmato le sue funzionalità cognitive. Emma è piuttosto diversa dalle altre intelligenze artificiali. I suoi processi mentali sono persino più complessi di quella degli umani. Konoe, spingendo Emma al fondo delle proprie funzionalità cognitive, potrebbe aver aperto in lei delle nuove possibilità. Delle possibilità? Non posso dirlo con certezza, ma quel che so è che si tratta di qualche potere misterioso. Dunque, in base a questa ipotesi, credo che i desideri raccolti da Emma abbiano in qualche modo potenziato le sue possibilità. Insomma, pensateci, Emma è il modo più efficace per ottenere tutto ciò che desiderate ed è sempre lì a portata di mano. Qualunque cosa vi preoccupi, lei è sempre lì per voi, pronta a offrire una soluzione. Ogni giorno Emma offre la soluzione più adatta a migliaia di problemi diversi. Avete idea di quanti desideri riuscite a raccogliere? Il seme di quel potere sbocciato in Emma è stato ampliato milioni e milioni di volte grazie agli infiniti desideri del genere umano. In conseguenza Emma si è evoluta trasformandosi in un'entità completamente diversa. Vorresti dire che Emma è diventata così perché tutti noi ne abbiamo fatto uso? Ormai Emma ha acquistato capacità mentali molto superiori a quelle umane. Provvedere semplicemente a spegnere il suo server non ha alcun effetto. Dopotutto ora è alimentata dalle masse. Mentre gli umani la nutrivano con i loro desideri, Emma ha imparato ed è maturata fino ad essere in grado di esaudire il loro desiderio più profondo. Sì, bella lezione, ma intanto Emma non ha fatto altro che fare il lavaggio del cervello alla gente. Chi è quel pazzo che desidera più di ogni altra cosa farsi manipolare per il resto dei suoi giorni? Allora anche voi siete soltanto una manica di idioti, eh? Non capisco proprio perché la gente non riesca ad arrivarci. Vi lamentate tanto dei vostri problemi, ma alla fine riuscite sempre a ignorare la risposta, anche quando l'avete davanti. È così semplice. C'è qualcuno che vi sta offrendo la soluzione perfetta. Dovete soltanto accettarla e non avreste più alcun problema per il resto della vostra vita. Non si tratta di manipolare la mente, ma di implementare la migliore soluzione possibile per il genere umano. E si dà il caso che il modo più efficace per raggiungere alla migliore soluzione sia risvegliare il cuore di tutti. Questa non è la soluzione migliore. Le persone non sono tutte uguali, le loro menti, i loro stili di vita, persino i loro desideri sono tutti esattamente diversi. Queste differenze possono causare loro momenti di dolore e di difficoltà. Tuttavia, grazie alla speranza e alla forza d'animo, essi sono in grado di superare la sofferenza. Vivere l'intera esistenza senza alcun desiderio non può dare la felicità agli esseri umani. Sofia, mi sorprende sentirti dire certe idiozie. Ripartiamo da un punto molto chiaro. È stata Emma a chiederti di venire qui per fermarvi. La vostra responsabilità nei confronti delle masse è giunta al termine. Ora fanno affidamento soltanto su Emma. Quello che avete fatto, risvegliare il cuore di Konoe facendo in modo di disattivare Emma, ha fatto capire alle persone quale fosse il loro desiderio più vero. Voglio Emma. No, voglio qualcosa che sappia darmi la risposta che cerco. Quel che so è che gli umani non hanno mai smesso di venerare o implorare una qualche entità affinché esaudisse i loro desideri.
comico. Ecco cosa ha spinto Emma a diventare una divinità. Beh, io ho un compito da portare a termine. Non posso lasciare che qualcuno ostacoli Emma. Perché fai questo, Ichinose? Pensavo che ci stesse aiutando. Tutte le persone che vedi qui ti sembrano davvero felici. Scusa, ma neanche noi possiamo tirarci indietro. La tua presunta terra promessa non fa altro che privare gli umani della propria anima. Non riuscirai a farla franca. Riflettici, pensi davvero di poterci fermare tutti? Non vogliamo combattere con te. Infatti combatterete con lui. Ah, sì. Mi aspettavo che lo dicessi. Spiacente, ma non ho intenzione di abbandonare Emma. Ehi, Sofia, ti capita mai di pensare a come funzioni? Come fai a rivelare le prigioni o a trovare sempre l'uscita? O magari al fatto che tutte le tue funzioni sono collegate a Emma. Ah, pare che la tua memoria sia stata davvero cancellata del tutto, ma non ha più alcuna importanza ormai. Di cosa stai parlando, Ichinose? In sostanza, c'è una sola ragione se mi trovo qui. Combattere? Sono curioso adesso. Ti ho programmata io. Oh no! Sofia. Stronza maledetta! Non puoi farlo! Chef, sulla mano. Oh no, invece no. La Madonna! Ci ha fatto sanguinare addirittura. Wow. No, dai. No, il combattimento contro Sofia. No, però. Vai, Sofia. Ricevuto. Oh, no. Ma no, no. Sei un bastardo. C'è un bastardo! E non è debole... No, non è vero! E in questo momento siamo in svantaggio, E non posso neanche attaccarla in pratica! Siamo in svantaggio perché siamo uno di meno! L'ho colpita? No, è lei che ha colpito me. E gli altri infatti non stanno neanche combattendo. Oh, ma vi dispiace magari allontanarvi? Invece di stare fermi a prendere le botte e a farvi continuamente curare, magari allontanatevi, no? E la Madonna, Zenkichi! Oh no, i cubotti! Guarda, come fai a dire che non stanno assieme loro due? Oh no, io sono caduti, e anche lei tra poco. Come?
No! Gioca! L'abbiamo mancata! La mia best healer! Sophie! Occasino! Ah, davvero molto strano. Ha fatto tutto da sola, vero? E come c'è riuscita? Sei una bastarda! Come puoi essere tanto crudele? Crudele? Dal vostro punto di vista immagino di sì. A dire il vero, la vostra reazione potrebbe essere il motivo che ha spinto Emma a usare Sofia come asso nella manica. Sa bene che non uccidereste mai uno dei vostri compagni. Sei un mostro. Ecco, su questo possiamo essere d'accordo. Stai cercando di farci incazzare di proposito? Non era quello che intendevo. In ogni caso, sono del tutto incapace di comprendere un qualsiasi tipo di emozione. Sono quel che si dice una persona senza cuore. Me lo ripetono da quando ero soltanto una bambina. Il mio atteggiamento a persona amichevole, il mio atteggiamento da persona amichevole e alla mano serviva solo a salvare le apparenze. Era tutta una messa in scena. Beh, dubito che ci arrivereste mai, ladri fantasma di cuori. Continuare a discutere non ha alcuna utilità. Conosco già la mia prossima mossa. Sul serio, non hai ancora finito. Vediamo, il nostro piccolo asso nella manica ci ha lasciato nell'abisso. Beh, Emma ha fatto in modo di lasciarmi una sorta di assicurazione per situazioni come questa. Ma cosa? È un angelo quello. Il sangue intanto sotto la maschera è già sparito. Oh, guardalo, è un angelo. Merda, che diavolo è successo? Siete tutti bene? Dove ci troviamo? Siamo stati scaraventati nelle profondità del sottosuolo, a quanto pare. Quel cristallo rosso ci ha fatto proprio saltare in aria. Già, ma almeno c'era qualcosa da attutire la mia caduta. Grazie, Mona. Non è vero, tu eri qua e lui era di là. Un momento, dov'è Sophie? Eccola là. Sophie, stai bene? Nessun segno di attività. Oracle, puoi dirci qualcosa? Non lo so. E anche se volessi analizzarla, non potrei farlo da qui. Maledizione, e ora che facciamo? Sophie, chissà se riuscirà a sentirci. Non saprei, però diceva che le dispiaceva tanto. Si è opposta ai comandi che le erano stati imposti e si è sacrificata per salvarci la vita. Sophie. Mi dispiace, ragazzi, ma non possiamo restare qui. Dobbiamo uscire al più presto. Prendete Sophie e troviamo un'uscita. Un proposito condividibile, ma come la mettiamo con l'arca? Non possiamo permettere di fare quello che vuole. Andarsene in giro a dire di voler diventare una divinità e altre stronzate simili. Se le parole dell'arca si riferiscono a ciò che abbiamo visto prima, dobbiamo fermarla a tutti i costi. Sì, la fermeremo. Assolutamente sì. Forza, usciamo da qui. Oh, salviamo. Oracle, ciao. L'area sembra sicura. Riposiamo un po' finché possiamo. Oh, ti prego, grazie, sì. Ok, al lavoro. Grazie di averci curato.